Doveva essere il derby che avrebbe dovuto rinsaldare un'amicizia tra le due tifoserie, invece quello di ieri sera, il 13° della storia, l'ha definitivamente annullata. Salernitana e Paganese si affrontano dinanzi a circa 7.500 spettatori, di cui 2.000 provenienti da Pagani. E la scintilla che covava sotto la cenere esplosa ad inizio ripresa, quando le due tifoserie, mischiate troppo amichevolmente e benevolmente nel settore distinti, con una curva nord incredibilmente vuota, venivano a contatto, cancellando un primo tempo scivolato via senza intoppi a sostegno delle rispettive squadre nel ricordo di Angelo Del Fabbro, ex di Salernitana e Paganese. Sul campo nel primo tempo si assisteva ad un buon inizio della Paganese, priva in panchina del tecnico Palumbo squalificato, di contro Salernitana priva a centrocampo di Pestrin e priva di idee, sostituito da un tricarico non in serata di grazia. Dicevamo ottimo primo tempo degli azzurri, meglio nella fase di impostazione di manovra, con Lepri prima al settimo tiro alto e Tedesco al nono lanciato in profondità, non lesso ad approfittare di un'uscita maldestra di Polito, riusciva a mettere paura alla difesa granata. La Paganese dettava i tempi della gara grazie anche alla sapiente regia di Vicidomene, supportato dagli esterni Triarico e Lepri. Il proprio numero 11 azzurro mette i brividi alla curva sud con una conclusione velenosa al 37esimo, dove l'esto Polito a smanacciare in angolo. La Salernitana non ingrana, si fa notare solo sul finale di tempo con un destro secco di Fava al 40esimo, bravo Gabriele a respingere, e due minuti dopo con un colpo di testa di Peccarisi che sfiora il palo. Gli incidenti aprono purtroppo la ripresa, la Paganese è scossa, la Salernitana ne approfitta e al 15esimo passa. Cross dalla sinistra, sul secondo palo il difensore Murolo, infila Gabrieli, esplode la rete. Il gol sblocca però paradossalmente la Paganese dopo l'avvio incerto. Allenta la pressione dei padroni di casa con un assolo di Vicidomini al 20esimo, tiro di poco al lato. Poi, un minuto dopo, spreca l'impossibile, prima contorto, rimbeccato ancora dai Vicidomini, solo dinanzi a Polito, sulla ribattuta e tricarico a sprecare a porta vuota, facendosi respingere la conclusione da un difensore. È un monologo azzurro stellato, al 24esimo scambio in velocità, tricarico Macri, subentrato a Lepri, Tortori, palo di poco sfiorato. Palumbo via telefono chiede al suo secondo Flavio Simone di mandare nella mischia Magliocco e Ingrosso in luogo di Cuomo, infortunato e Triarico, e passa un 4-3-3, ma nel momento di maggior pressione la Salernitana, non bella fino allora ma più cinica sotto rete, trova il raddoppio con Falzerano, lesto a girare in piena area in seguito ad un calcio d'angolo. 2-0 e partita chiusa, come anche i rapporti tra i salernitani e i paganesi.